attività qui a Calcutta per il gruppo pilotato dal pastore Diorio. Anche oggi avremo tante attività iniziando molto presto, sono ancora le 7.45 del mattino e andremo a una scuola per la distribuzione di scarpe, caffè e caramelle a tanti bambini e poi una grande distribuzione di cibo a tanti poveri qui sulle strade di Calcutta. Ancora oggi una giornata di lavoro e di manifestazione di amore e carità cristiana. Siamo qui per regalare scarpe, caffè e caramelle ai bambini veramente bisognosi. Grazie, grazie, grazie a tutti quelli che ce ne danno la possibilità. Questa è la prima chiesa che è stata edificata dal fratello Marco Bantein. Oggi ospita numerosissimi bambini, 1270, dove faremo una distribuzione di scarpe grazie alle vostre generose offerte. And they've given
been manifested in a tangible way by the brethren of our churches. Ogni mattina quando pregate, when you pray in the morning, dite semplicemente, just express simply, fratello, Dio mio, Padre nostro, ricordati dei nostri fratelli italiani. Dear Father, think also of our Italian brethren. Una straordinaria riunione con distribuzione di scarpe, ci siamo rallegrati con tutti questi bambini in questa struttura che fu la prima struttura costruita dal defunto Marc Fontaine, un uomo con una visione straordinaria, un edificio grandissimo, e qui ancora la testimonianza va avanti. Molti degli insegnanti sono stati a loro volta bambini sponsorizzati dal programma di adozioni a distanza. Adesso c'è una struttura veramente straordinaria. Il nostro lavoro continua. Questo è quello che accade quando la lebbra viene scoperta e non curata. Io ricordo quest'uomo quando aveva le sue mani, quando aveva i suoi piedi, quando era qui sulla strada di Calcutta a chiedere le morte. Una volta il male ha consumato, è stato un male progressivo ed ecco ora una tipica scena della droga. Ecco perché è importante aiutare mentre è possibile. Occidentale c'è enorme spreco di cibo, lo fanno le nazioni, lo fanno le industrie, lo facciamo noi nelle nostre case. Io sono mortificato quando la gente a motivo di gentilezza mi dice fai pure, se non ti va lascialo pure nel piatto, pensano di essere gentili con me e gentili sono, ma in realtà come posso io pensare di lasciare del cibo nei piatti, cibo costoso, mentre la realtà è che ogni secondo c'è gente che muore di fame. Infatti le statistiche dicono che ogni 3 secondi e 6 decimi di secondo muore qualcuno a causa della fame. E qui noi a Calcutta vediamo gente che non ha nulla, gente allineata sulla strada principale di Calcutta per ricevere l'unico pasto del giorno. È un pasto che giunge a loro grazie all'aiuto di quelli che hanno un cuore sensibile. E voi oggi avete la possibilità di vedere la gente che viene magari con un sacco di plastica, con un sacchetto che ha usato ieri e lo userà domani, e vengono per ricevere l'unica minestra, l'unica provveduta per la grazia di Dio e per la spontaneità, l'amore di qualcuno che crede in quello che diciamo. Vi preghiamo, moltiplica questo cibo per la quantità delle persone allineate su questa strada e noi ti ringraziamo perché tu sei generoso e buono con noi. Aiutaci ad essere generosi e buoni con gli altri nel nome di Gesù. Amen.